Giuseppe Volpiante sono tranquillo, ci hanno mandato questa, questa lettera, questo che è quello che avrebbero detto, che avrebbero essere stati qui come volevano. 25 anni fa, nel bunker del Lucciardone, iniziava il processo alla mafia. L'astronave, così come fu ribattezzata la grande aula giudiziaria che ospitava nelle gabbie capi e pregati mafiosi, prendeva il volo alla ricerca della verità. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, mentre PM di punta della Procura di Palermo, Antonio Ingroia, bersaglio di mille polemiche e attacchi, lascia l'Italia per un incarico all'ONU, il suo collega Nino Di Matteo è costretto a dimettersi dall'ANM denunciando l'isolamento dei magistrati che indagano sulla trattativa Stato-mafia. Un bello arretramento. Ieri dal ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro volle fortemente la celebrazione del processo, del maxi processo a Palermo. Oggi lo stesso Scalfaro viene indicato come colui che da Presidente della Repubblica nel 1993 manovrò per alleggerire il carcere duro subito subito ai boss detenuti. Ieri, quando Borsellino denunciava alla stampa il rischio della normalizzazione degli uffici giudiziari, il CSM lo metteva sotto inchiesta, ma il Presidente della Repubblica Cossiga interveniva in suo favore. Oggi il nuovo inquilino del Quirinale napoletano solleva presso la Consulta un conflitto di attribuzione che non ha precedenti con la Procura di Palermo, accusando il PM di aver leso le prerogative presidenziali. Perché? Perché su 9.000 telefonate intercettate sulle utenze dell'ex ministro dell'Interno Mancino, l'ufficio ascolti della DIA ha pizzicato per 4 volte la voce del capo dello Stato. Che voleva Mancino da napoletano? Perché oggi nessuno deve sapere cosa si sono detti a costo di sollevare il più grave conflitto tra poteri della storia repubblicana? A chi dà fastidio l'inchiesta sulla trattativa? La Consulta, per un terzo nominata dall'inquilino del Colle, ha dato ragione al napoletano. E il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, da quello stesso criminale che ospitò lo smemorato Mancino, ha reagito alla notizia con d'altro. Siamo contenti, dice, è una sentenza molto bella. Chi è contento? Noi non siamo contenti, non c'è nulla da essere contenti. 25 anni dopo la grande vittoria del Max Processo, che ha segnato il trionfo dello Stato di diritto sulla violenza mafiosa, il Paese ha fatto un enorme passo indietro. Ieri l'Italia era il Paese che sceglieva la legalità contro i sistemi criminali. Oggi è il Paese dove il ritorno della mugna incombe e il blocco politico trasversale, PDL, PD, pretende di imporre il silenziatore a chi a Palermo vuole spingere lo Stato a processare se stesso. Perché? Esiste uno Stato parallelo, annetato dentro le istituzioni? Esemplare la risposta di Ingroia nel libro Io so. Parallelo a che? A lungo lo Stato ha avuto il volto di contrada. Falcone era l'eccezione. Ma allora oggi, per impedire che anche Ingroia sia l'eccezione, che anche Di Matteo sia l'eccezione, diciamo anche noi Io so. Noi sappiamo. Io so che lo Stato ha avuto una responsabilità nella morte di Borsellino, e non mi riferisco soltanto a una responsabilità morale ed etica. Sono convinto che gli uomini dello Stato hanno avuto una responsabilità penale in quell'eccidio. E le cose emerse negli ultimi anni sul clamoroso, a dir poco, e criminale depistaggio non fanno che confermare questa condizione. Io so che la storia del confronto mafia-Stato è stata ipocritamente raccontata come una storia di guerra, mentre in realtà dietro le quinte è sempre stata una storia di convivenza. Io so che c'è una verità indicibile nelle stanze del potere, un potere non riconoscibile dai cittadini, che si nasconde, che si sottrae a ogni forma di controllo. E la ragion di Stato
rischia di diventare un ombrello difensivo sotto il quale proteggere la parte oscura del potere, il suo volto osceno e la storia occulta dei patti inconfessabili, compresi quelli tra Stato e mafia. Questa deve essere la nostra preghiera laica, perché dobbiamo sempre pretendere di sapere e mai abbassare la guardia. Fin quando ciascuno, per la propria parte di responsabilità, non farà di tutto perché la verità, tutta la verità, venga a galla, la democrazia italiana non potrà mai diventare una democrazia matura, perché resterà ostaggio dei poteri criminali che ne hanno condizionato le origini e la storia.